professore adesso rispetto al lavoro. Professor Segret, il suo incontro con la viva fisica contemporanea è avvenuto nel 1927 al Congresso Internazionale di Como. Ecco, come mai era finito lì e che panorama trova, cosa vede? Beh, c'è tutta una preistoria questa faccenda. A me la fisica mi interessava fin da bambino di 6-7 anni. C'ho un libro di fisica, appunti di fisica che scrissi quando avevo 7 anni. Poi avevo studiato fisica per conto mio a un livello elementare, su libri che avevo trovato a casa che mi avevano regalato e così via. Poi ero andato all'università e avevo studiato, mi ero iscritto a ingegneria perché fisica aveva pochi sbocchi, non solo pochi sbocchi, ma poi sapevo abbastanza fisica da me per capire che la fisica che si insegnava allora era o arretrata o poco interessante. Nella primavera del 27, prima primavera del 27, avevo conosciuto, attraverso Giovanni Enriquez, avevo conosciuto prima Franco Rasetti e poi Fermi. Con Rasetti andavamo in montagna e parlando con lui vidi che adesso era arrivato veramente qualcuno a Roma che aveva voglia di insegnare la fisica e che la sapeva soprattutto. Allora fui presentato a Fermi. Fermi cercava studenti e così feci conoscenza con lui, ma più con Rasetti e con Fermi. Poi durante l'estate del 27 s'andò in Valpellin. In Valpellin si fecero ascensioni, la Dent de Rennes, la Dent de Bouquetin, mi ricordo, insomma diverse ascensioni abbastanza difficili. Poi da lì per un colle si passò al Breuil e andammo sul Cervino e scendemmo dalla parte svizzera. Dopodiché si avvicinava i primi di settembre e Rasetti andò a Como. E allora io gli dissi, va bene, vengo come anch'io, e mi accodai. E così entrai a sta conferenza di straforo. Ecco, chi trovò? Cos'era il panorama che le si presentò? Dunque, a Como era estremamente interessante. C'erano molte celebrità di fisici famosissimi. C'era Rutherford, c'era Compton, c'era Lawrence, Henry Compton Lawrence. C'era Planck, c'era von Laue, c'era Born, c'erano Heisenberg e Pauli, c'era Bohr, insomma non c'era Einstein, ma insomma c'erano tutte le persone importanti della fisica, perlomeno quelle più importanti, attive. Che impressione le fecero questi personaggi? Ma io non ci parlai, ve lo rivedevo. C'era Rasetti, mi dicevo guarda, quello è Planck. Planck sapevo chi fosse, ma poi mi diceva quello è Langmuir, io non sapevo che Langmuir fosse, e allora lui mi spiegava, quando lo sapeva lui, perché lo sapeva per solito, perché Langmuir era celebre. C'era Otto Stern, insomma c'erano tanti questi qui. E via via un po' mi spiegavano, guarda, questo è quello lì, e mi spiegavano quello che avevano fatto. Poi c'era dei tavoli con delle pubblicazioni, in particolare c'era una raccolta molto bella di articoli sulla fisica moderna redatti da un certo Darrow, un americano, e pubblicati dalla Bell Telephone, che spiegavano un livello, direi, di studenti del terzo anno dell'università, un livello così, insomma, per uno già sapeva un po' di fisica. La fisica moderna è una specie di trattato a dispense di fisica moderna, molto bello. Io me lo lessi la sera, mi presi sti numeri che stavano là, me li lessi uno per uno, imparai
Un po' di roba la sapevo già, un po' la imparai lì per lì, e poi vedevo tutti gli autori di queste cose. E poi gite, imbattelli, una cosa o un'altra, era molto divertente. Ecco, di cosa si discuteva? Cioè, qual era il tema centrale? Era la commemorazione del centenario di Volta, e fecero, per quanto mi ricordi, che poi non me lo ricordo proprio, ma una specie di panorama della fisica 100 anni dopo la morte di Volta, che era un pretesto, questo è il centenario. Ma la cosa saliente, la cosa più importante, fu un discorso di Bohr in cui spiegò la meccanica quantistica, diciamo, dette un quadro di insieme della meccanica quantistica, non tanto dei dettagli matematici, quanto delle idee nuove, della complementarità, dei limiti all'osservazione, dal principio di indeterminazione, di queste cose qui. Ecco, il gruppo, lei fu il primo studente ufficiale di Enrico Fermi, era diventato professore a Roma a 26 anni. Ecco. Fermi era diventato professore a Roma allora. Proprio, mi ricordo se era il primo anno, quello del 27. Nel 26. Sì. Ecco, intorno a lui si forma un gruppetto di giovanissimi, lo stesso Fermi appunto a 26 anni, il più giovane di voi ne aveva 19 mi sembra, Maldi, cioè c'era la differenza di 7 anni. Era un gruppo completamente nuovo, addirittura Fermi era quasi un autodidatta. Fermi era un autodidatta, era essenzialmente era veramente un autodidatta. Su come Fermi abbia imparato la fisica c'è una documentazione abbastanza interessante, e cioè dei libretti di appunti che lui si era fatto da ragazzo quando aveva 15-16 anni, così. Questi qui sono conservati, adesso sono a Chicago, io li ho studiati, li ho analizzati, sono molto interessanti da un punto di vista della sua formazione. Ecco, questo gruppo era nuovo e destinato a diventare uno dei gruppi leader nella fisica nucleare. Ecco, secondo lei quali sono stati i punti di forza di questo gruppo che vi hanno portato al vostro successo? Intanto si deve pensare che questo gruppo era Fermi, Rasetti, Amaldi e io, e Majorana, che era però a parte. Non partecipava ai lavori sperimentali, e poi dopo un po' Pontecorvo e D'Agostino. D'Agostino era una figura un po' staccata, quindi erano molte poche persone. Non è che per combinazione si sono trovate lì. Fermi è una specie di regalo del Padre Eterno. Rasetti gli si accodò a Pisa quando Fermi era studente, anche Rasetti era studente, Rasetti non so se aveva un anno di meno, se ha un anno di meno di Fermi, ma insomma presso poco coetaneo. Ma Rasetti gli si accodò come uno studente a uno più bravo, e si laurearono presso poco allo stesso tempo. Fermi, dove andava, cercò sempre di tirarsi dietro Rasetti, perché era una persona di un'abilità eccezionale, Rasetti, anzi devo dire è perché è vivo, e io mi interessavo molto di fisica, anche quello lì, diciamo, è una specie di combinazione fortunata, per me moltissimo, un po' anche per loro, che mi trovassi là. Amaldi credo che fosse che entrasse in seguito a una specie di propaganda fatta da Corbino. Corbino era, noi lo chiamavamo il Padre Eterno, una specie di protettore di tutta questa compagnia. Lui voleva ritirare su la fisica in Italia, aveva questo gran desiderio, e aveva visto che questi erano gli strumenti adatti. A proposito di soprannomi, chi era il basilisco? Io il basilisco, perché sputavo fuoco.
Perché aveva uno sguardo. Perché ero cattivo, sputavo fuoco e non so cos'altro facevo. Ecco, ma c'era un metodo particolare di lavoro, un lavoro collettivo? No, sa, erano tutte cose che nascevano spontaneamente. Non è che uno diceva, ah, adesso facciamo il nuovo gruppo di Roma o adesso... Uno faceva quello che poteva e secondo le attitudini personali, le abilità che uno aveva, uno si occupava di una cosa, uno si occupava di un'altra e c'era molto camerateria tra di noi, eravamo molto amici anche al di fuori della fisica, soprattutto attraverso la montagna e sci. Ecco, nei suoi libri se ne parla sì, tanto. Molto, molto. E poi c'era grandissima passione, interesse. Insomma, una volta entrati in quell'ingranaggio, uno veniva veramente completamente assorbito dalla scienza. Come sono state le varie fasi che hanno portato poi invece appunto lo spostamento del gruppo verso la fisica nucleare? Dunque, prima si faceva spettroscopia dell'atomo, poi grande studio della meccanica quantistica, poi si comincia a vedere che in fisica nucleare stanno succedendo delle cose interessanti. Poi, noi siamo spettroscopisti, sappiamo la meccanica quantistica, vediamo cosa si può fare di nucleare sapendo la spettroscopia e sapendo la meccanica quantistica. E allora c'è tutta una serie di studi sulle strutture iperfine, fatti da Fermi, in parte da me, soprattutto da Fermi, naturalmente. Però, mentre faceva questo, ancora si facevano cose di fisica atomica. Ma intanto si entra nel campo nucleare. Poi si comincia a dire, qui dobbiamo aggiornarci sulla fisica sperimentale, perché sulla fisica teorica ne sapevamo abbastanza, ma in fisica sperimentale no. Allora, cosa sono le cose su cui sarebbe bene informarsi? Ma la tecnica del vuoto, questo e quest'altro. Allora Rasetti piglia una borsa Rockefeller, va in America nel 29. Io piglio un'altra borsa Rockefeller e vado da Stern nel 30. Poi dopo, mi pare un anno o due dopo, Amaldi piglia un'altra borsa Rockefeller e va da Depay. Così si comincia, sì, adesso sai, in Germania da Stern per fare il vuoto si fa così, 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 questi sono gli apparecchi come li costruiscono, eccetera. Rasetti seguita a fare effetti Raman che aveva fatto prima a Roma e poi con gran successo al Caltech. Questi effetti Raman danno un effetto, una scoperta molto interessante dal punto di vista nucleare, cioè che il nucleo dell'azoto è un bosone invece di essere un fermione come si credeva. Bisogna dire che qualunque cosa si facesse, noi si aveva la possibilità di farne l'interpretazione teorica, il lavoro teorico a un livello molto elevato, probabilmente meglio in qualunque altro posto, perché c'era Fermi che era fatta apposta per quel genere di roba là, insomma. Poi cominciano a costruire apparecchi nucleari, Fermi e Rasetti, insieme. Soprattutto Rasetti, ma anche Fermi ci mise le mani. Mentre io e Amaldi continuiamo un po' più a fare spettroscopia. Però, quando successe che cadde il bolide, che i Curie Joliot scoprirono la radioattività artificiale, eravamo tutti pronti. Avevamo tutti gli strumenti e tutto pronto per fare quel lavoro sui neutroni. Professore, passiamo invece dopo tutte le scoperte molto importanti del gruppo di Roma
sui neutroni lenti, nel 35 già il gruppo comincia a disperdersi. Lei va a Palermo, sì, dove fa una scoperta molto importante, quella del tecnezio, che è il primo elemento artificiale e anche l'unico elemento chimico scoperto in Italia. Com'è andata la storia del tecnezio? La storia del tecnezio è andata così. Nell'estate del 36, intanto mi ero sposato e andai in America sempre con l'idea di andare a vedere cosa c'era. Poi pensavo, mia moglie aspettava un bambino e diciamo, dopo, quando ci sarà questo bambino, sarà più difficile viaggiare, una cosa o un'altra, andammo in America. In America si lavorò, io lavorai alla Columbia, dove avevo lavorato l'anno precedente, ma faceva un caldo da crepare, non ci si poteva stare, insomma. E così volevo andare a vedere la California, andammo a vedere la California, a vedere turisticamente la California e anche scientificamente, perché c'era il ciclotrone che, di cui sapevamo, io sapevo l'importanza, l'interesse e così via. È arrivato là, trovai pezzi di roba radioattiva da tutte le parti. Io a Palermo avevo messo su un laboratorio per la radioattività pensando che sarebbe stato un tipo di cosa fattibile a Palermo, perché a Palermo non c'erano prospettive di fare un acceleratore o un tubo adeguato, avere delle sorgenti per poter fare localmente delle sostanze radioattive. Però quelle a vita lunga, se uno se le poteva trasportare. Arrivato a Berkeley trovai che bisognava stare attenti, tutto era radioattivo, insomma. Allora presi dei pezzi di metallo, chiesi a Lawrence se mi permetteva di portarmeli via. Lawrence era molto generoso in materia e si è ben contento se li porti, se, di cosa, perché a me mi possono servire, me li studio a Palermo. Dice, certo, se li porti via. E me li portai, mi si in valigia e me li portai a Palermo. Fortuna volle che dentro a questi pezzi di molibdeno irradiato c'era questo nuovo elemento chimico che noi tirammo fuori. Professor Segret, intorno a Fermi si formano due gruppi, prima quello di Roma, poi Fermi fonderà un gruppo, anzi raccoglierà della gente a Chicago. Ecco, tutti quelli che sono stati suoi allievi o quelli che hanno lavorato con lui, molti di essi, sono diventati dei Nobel, delle persone importanti. Secondo lei c'è una spiegazione a questo successo? È legata a Fermi e in che modo? Beh, la spiegazione secondo me è abbastanza semplice, è vero. Prima di tutto a Fermi gli piaceva di insegnare, gli piaceva moltissimo di insegnare. E non solo di insegnare, a Fermi era uno, gli piaceva perfino di fare lezione, che a molti scienziati non gli piace fare lezione, a molti, diciamo, non dico a me, per esempio mi piace, ma a molti non gli piace. Ma oltre che fare lezione, gli piaceva di insegnare a piccoli gruppi, a seminari, di lavorare insieme a altre persone. Quindi aveva delle doti di maestro molto forti, molto molto spiccate. Detto questo, essendo Fermi, è chiaro che tutti quelli che tutti volevano andarci, vero? Ora lui aveva, e questa è un'altra qualità che aveva, aveva naso nella scelta. E quindi gli si offrivano i meglio, o gli si offrivano una gran quantità di persone e lui era capace di riconoscere quelli bravi. E la combinazione di tutto questo fa che si raccoglievano intorno a lui. Gli posso fare un esempio dove non è Fermi ma è una macchina. Il ciclotrone era la macchina più potente per la fisica nucleare e tutti ci volevano lavorare.
offriva una grande attrazione. Tutti si precipitavano a Berkeley e quindi lei trova intorno al ciclotrone di Berkeley una quantità scienziati importanti e bravi, attirati lì non dalle persone ma dalla macchina. E in quel caso lì a Berkeley chi poi più o meno li sceglieva era Lawrence, il quale, pur non essendo lui stesso un grande scienziato nel senso tecnico della parola, conosceva abbastanza le persone e si sceglieva quelli bravi che poi rimanevano là e gli altri andavano via. E quel caso di Los Alamos invece, in cui anche lì c'era una grandissima concentrazione? A Los Alamos la concentrazione di talenti a Los Alamos è un po' diversa, perché non erano... Beh, lì dipende in parte da Oppenheimer, che conosceva le persone più desiderabili per lo scopo di quel laboratorio, in parte dai i capigruppo che erano stati scelti da Oppenheimer conoscevano i propri studenti e quindi, mettiamo per dire, io conoscevo Chamberlain, che era mio studente a Berkeley, e me lo sono portato dietro. Professore, lo sforzo del progetto Manhattan è un grosso sforzo finanziario, organizzativo, in cui la ricerca assume una fisionomia un po' diversa da quella che era prima. Questo ha avuto delle influenze in seguito sullo sviluppo del modo di fare ricerca? Certo, molto grandi anche, molto molto grandi, perché si passa, quando lei moltiplica i mezzi tanto, aggiunge delle possibilità che prima non c'erano. Insomma, era inutile pensare a degli esperimenti che non si sarebbero mai potuti fare. Quindi l'influenza dei soldi è molto grande. E rispetto all'energia nucleare invece l'industria come si è comportata? Ha capito subito il problema o no? Per esempio... No, l'industria... Beh, subito, dunque, l'industria è entrata con la guerra e dopo la guerra, su grande scala. Prima della guerra tutti i tentativi di interessare l'industria in America hanno più o meno fallito. L'unica industria che si è interessata un po' di queste cose attivamente è stata la Philips in Olanda, che ha capito molto presto l'importanza delle sostanze radioattive, ma non come energia nucleare, ma piuttosto come traccianti. Insomma, che c'era un avvenire nelle cose nucleari anche da un punto di vista commerciale, da un punto di vista pratico. La Philips è stata tra i primissimi a capirlo. Gli americani erano stati piuttosto ottusi, anzi parecchio ottusi. Voi avevate dei brevetti sulle scoperte che avevate fatto a Roma? Abbiamo avuto molti di brevetti su, certo, brevetti sui neutroni lenti a Roma, brevetti sul modo di fare un reattore da parte di Fermi alla Columbia, brevetti da parte di Kennedy, Seaborg, io e Wall, sull'impiego del plutonio, insomma, e poi ce ne sono tanti di brevetti. Ecco, a proposito di plutonio, proprio sul plutonio il suo gruppo a Los Alamos fa una scoperta che sembra mettere in crisi tutto il progetto. Ecco, qual era il problema? Il problema era questo, che si trova che il plutonio, come veniva dai reattori, era un prodotto dei reattori,
faceva spontaneamente scissione e emetteva dei neutroni, in modo che se lei faceva, cercava di fare una bomba, questa gli predetonava. Immagini che lei voglia fare una bomba con della polvere che sta bruciando, non ci riesce a metterla insieme, prima che lei la metta insieme quella spara. E questo era il tipo di problema. Tra l'altro un altro italiano ebbe importanza nel risolvere il problema proprio di come far detonare la bomba, che è stato Rossi. Sì, certo. Beh, la storia fu così. Dunque, se vuole andare un po' più in dettaglio. Prima l'idea di fare le bombe era di fare un cannone che sparava in una specie di cilindro cavo e ci sparava una specie di pistone dentro, come immagini un cilindro automobile e lei ci spara il pistone dentro con un cannone. Quando il cilindro è di uranio o di plutonio e da sé non ce n'è abbastanza massa per fare una bomba, quando lei ci mette dentro il pistone c'ha questa massa cresciuta e il tutto spara, quindi era col cannone. Bene. Con l'affare della fissione spontanea lei non ha più tempo di metterci dentro il cilindro, le spara prima e invece di fare una bomba fa puff, non succede niente. Bisogna che lei abbia un mezzo di assemblaggio molto più veloce. Il mezzo di assemblaggio molto più veloce fu inventato da Seth Neddermeyer e poi fu sviluppato da Los Alamos, dal laboratorio, da molta gente. E consisteva in questo. Lei faceva una massa di plutonio, specie, mettiamo una palla grande, mettiamo grande così, io non so preciso quanto era grande, e mettendoci degli esplosivi tutto intorno, la comprimeva. Allora, invece di mettere il pistone dentro un cilindro, semplicemente la comprimeva e questo la faceva diventare critica, comprimendola. Questo processo si poteva fare a una velocità molto molto maggiore che lo sparo dal cannone e così sparava. Si voleva però sapere se la cosa funzionava, se veramente si comprimeva o no. E per sapere che per esempio poteva succedere che si comprimesse, che invece di comprimersi uniformemente e fare da un pallone una palla, sparasse tutto da una parte e venisse fuori un jet, allora non serviva a nulla. Per verificare questo fenomeno, questa compressione, c'era un metodo inventato da Rossi e Staub, Staub era uno svizzero, che consisteva in questo: c'era una sorgente radioattiva nel centro e quando la materia veniva compressa schermava di più i raggi gamma, diventava più opaca e schermava i raggi gamma e si vedeva la diminuzione della radiazione esterna. Questo era l'esperimento del radio lantanio, era la sostanza nel centro, e questo fu fatto dal gruppo di Rossi e Staub. Ecco, che cosa è cambiato proprio nel modo di fare ricerca? Per esempio la sua esperienza dopo la guerra negli acceleratori? Beh, gli acceleratori di prima della guerra erano fatti su un livello artigianale con le mani dei fisici e tenendoli con un certo appetito. Tanto per dire, le paghe che pagavano alla gente che lavorava da Lawrence erano intorno ai $120-130 dollari al mese, che sia pure dollari di allora, ma insomma erano molto molto inferiori a quelle che vengono dopo, ma soprattutto costava di meno fare lavorare come scopini o come meccanici, eccetera,
dei futuri grandi scienziati, professoroni, eccetera, piuttosto che pigliare uno scopino. Dopo la guerra si sono potuti prendere tecnici, aiuti e anche costruire le cose molto più ingegnerescamente, molto più meno artigianalmente e così via. E lei come si è trovato in questa nuova situazione? La preferiva rispetto... Ma io mi sono sempre mantenuto piuttosto nel piccolo. Non è che, naturalmente, ho utilizzato e ho goduto dei vantaggi dell'organizzazione del Radiation Laboratory e di tutta questa fase ingegneri, di tutta la possibilità di avere ingegneri, meccanici, eccetera. Però il mio gruppo personale è sempre stato uno dei più piccoli del laboratorio. Un po' per il tipo di lavoro che piaceva a me, un po' per tradizione, eccetera. Mi ricordo che io facevo questo conto quando si discutevano questioni di dividere soldi o di fare cose, eccetera. Io dicevo, si deve sempre guardare ai risultati avuti o alla spesa fatta diviso i risultati avuti, o viceversa, insomma, i risultati avuti diviso la spesa fatta. E piano piano questo criterio è entrato in tutto il laboratorio e il mio gruppo era sempre parecchio in testa. Professore, adesso rispetto al lavoro nei grandi acceleratori, ai grossi team, alle 100 persone che firmano i lavori, secondo lei quali sono le qualità o i difetti che uno deve avere per poterci lavorare volentieri? È un po', è un genere un po' diverso di persone che possono lavorare utilmente e che si trovano bene in questi grandi gruppi da quelli abituati a lavorare in piccolissimi gruppi. Sono tipi di persone diverse, vero? Per esempio, lei trova spesso tra fisici del passato tipi poco comunicativi che gli piaceva aver a che fare solo con i fenomeni e non con le persone, che non gli piaceva di organizzare e così via. Questi, per esempio, per dire il più grande di tutti era Faraday, vero? Faraday, che è probabilmente il più gran fisico sperimentale che sia mai esistito, voleva fare tutto con le sue mani e non ha mai avuto altro che un assistente, non ha mai avuto uno studente, non ha mai avuto uno scolaro, faceva tutto da sé. E descrive, scrive anche perché. Dice, perché io mentre lavoro penso, e non mi piace di comunicare i miei pensieri, mi è troppo complicato, io vedo le cose in un certo modo e me le faccio. Ora, questo qui per esempio sarebbe completamente impossibile in una ricerca moderna col grado di complicazione che c'è. D'altra parte, anche in tempi più moderni ci sono dei fisici, mentre Rosetti, che è un grandissimo fisico, uno bravissimo, gli dà noia di stare a contatto con tante persone. Poi, se lei va a trovare un capo di un'impresa così, bisogna che sia un po' politico, un po' amministratore, un po'... insomma, ci sono 50 qualità, oltre al saper la fisica, o a essere bravo fisico, che sono molto importanti. Ecco, Fermi, quando era a Chicago, lei lo dice nella biografia di Fermi, dice sono costretto a fare fisica per telefono. Anche lui non mi sembrava che amasse. Certo, no, Fermi certo non era il tipo del grande organizzatore o del mettere insieme un grosso gruppo. L'ha fatto su scala molto minore, perché il gruppo di Fermi ha mai avuto più che una quindicina di persone, vero? Quando ha dovuto fare la pila. Ma per sua indole gli piaceva di fare tutto con le sue mani e vedere tutto direttamente.
assolutamente. Ecco, lei pensa che proprio questo stile fosse anche legato a quella semplicità che si ritrovava nelle sue teorie di cui parla, per esempio, Bethe o... Era una persona fatta così, diciamo, è difficile a dire le radici psicologiche di una cosa, ma mette per esempio quasi all'estremo opposto, lei vede Lawrence in cui l'abilità organizzativa, l'abilità di l'entusiasmo, l'abilità di raccogliere fondi, eccetera, eccede enormemente le sue doti di fisico, come diciamo di fisico professionale, che erano molto modeste, aveva altre funzioni. Professore, quando lei lavora sugli acceleratori scopre l'antiprotone nel 55 e le darà poi, sarà la motivazione del premio Nobel nel 59. Ecco, la scoperta dell'antimateria, cioè la verifica che esisteva l'antimateria, secondo lei in che senso è stata fondamentale? Beh, è una cosa importante per queste ragioni qua, che questo antiprotone probabilmente esisteva, si sapeva da un gran pezzo, però non si era visto, si era cercato per mare e per terra, anzi per essere più preciso, nei raggi cosmici con grande attività per 25 anni, non si era trovato perlomeno in un modo di essere sicuri. E era una cosa veramente fondamentale, se per caso l'antiprotone non esisteva, vuol dire che bisognava sfasciare un bel pezzo di fisica, insomma. Quindi è un accertamento, come è una cosa come l'accertamento che esistono le W e le Z, sono cose importanti perché le dicono, beh, fin qua vai sul sicuro, le marcano un punto dove lei può basarsi e andare sul sicuro, che è una cosa importante. Ecco, professor Segre, lei ha voluto fare il fisico, da quando era ragazzino ha fatto il fisico, è contento di averlo fatto? E perché? Sì, io sono contento di aver fatto il fisico, perché mi sono più o meno sempre divertito facendo il lavoro per cui mi pagavano. Mi pagavano poco, non è che mi abbiano mai pagato moltissimo, però mi ci divertivo. E se dovessi decidere adesso quale ramo della scienza scegliere per il suo futuro, quale sceglierebbe nell'85? Chi lo sa, dipende, se avessi metta 20 anni e avessi il cervello che avevo 20 anni, direi che se incontrassi Pasteur di vivo mi metterei a fare il biologo. Se incontrassi, dipendo anche da fatti accidentali, vero? Se per una ragione qualunque mi trovassi con un padre gran banchiere e io mi avessi una certa attitudine a fare il banchiere, voglio fare il banchiere. Per cui il fatto di aver incontrato Rasetti e poi Fermi e poi gli altri, certo, del vostro gruppo... è stato importante. Guardi, se io non avessi incontrato Fermi e Rasetti, probabilmente io sarei diventato un buon ingegnere e poi sarei finito un discreto industriale o uomo d'affari, così, in Italia, a parte adesso che probabilmente mi sarebbe potuto succedere di morire ammazzato durante il periodo razziale, però questo qui non lo so, però, ma a parte questo, avrei molti più soldi, probabilmente, quasi certo. Mi sarei seccato molto di più e avrei fatto una vita molto meno interessante, però, perché trovarsi in tutti questi avvenimenti, conoscere le persone, eccetera, è un divertimento di per sé. Io non avrei potuto fare né il poeta né lo scrittore, ma insomma il poeta che muore di fame, che è tanto compianto,
Non è che si secchi, quello si diverte, il poeta. Naturalmente il bello è quando uno è come Verdi, mettiamo che magari al principio ha avuto un po' di fama alla carriera, ma poi ha potuto combinare di fare quello che gli piaceva, diventare immortale come artista e fare un mucchio di soldi e fare il signore, insomma. Quello lì è il massimo che può succedere a un uomo.